tutti, nuovo video unboxing. Mi sono arrivati diversi pacchi da parte delle aziende e visto che ho sistemato da poco il mio studio, e se non avete visto il video vi lascio nella i di informazioni o a destra o a sinistra, non ricordo mai, e nel box informazioni vi lascio anche il link, mi sono ripromessa di essere brava e di essere costante con lo smistamento di prodotti un po' me, un po' parenti, un po' amiche, un po' voi. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito perché ho un sacco di pacchi e partiamo da Benefit in 3, 2, 1. Ragazzi, Benefit vince, ma come fanno adesso? Cioè, loro sono geniali. Allora, è uscita tutta quanta una nuova linea di correttori per le occhiaie e hanno deciso di presentarla in questo modo, con una matita con la gomma da cancellare sopra, e ci hanno inviato... No, vabbè, io l'adoro. Questo ve l'ho fatto vedere anche su Instagram Stories, perché magari qui... negli unboxing non vi mostro proprio tutti i pacchi che mi arrivano, perché spesso poi magari inizio già a smistarli e quindi può capitare che mi perda qualche pacco, però su Instagram Stories generalmente appena mi arrivano, se sono a casa, se ho tempo, mi metto lì e vi faccio l'unboxing in diretta. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram, mi trovate come Michelinia YT. Su Instagram e ovviamente anche su tutti gli altri social trovate tutti i link nel box informazioni. Comunque guardate che carino questo case! È troppo bello! Lo adoro veramente tanto, ragazzi. C'è la zip. E dentro ci sono tutti i prodotti e un po' di gadget. Partiamo prima con i prodotti e poi vi mostro anche i gadget. Ovviamente questa l'abbiamo vista. Partiamo con l'hydrating, l'avrò detto nel modo corretto? Concealer, quindi il correttore idratante. Mi ricorda moltissimissimo il Fake Up di Benefit, perché praticamente ha... il correttore con attorno il balsamo idratante, e questo è un correttore che io ho sempre amato, nel senso, ora questo nuovo magari non so se può essere cambiato qualcosa nella formulazione, lo devo provare, però il Fake Up io lo amavo perché come coprenza era media, proprio perché comunque sia c'era questo balsamo attorno che andava leggermente a diluire il prodotto, perché il prodotto in sé era coprente, però ovviamente c'era il balsamo che lo andava un pochino a diluire, quindi si otteneva una coprenza media, che però mi stava benissimo perché io, avendo un contorno occhi molto secco, con questo riuscivo a mantenerlo idratato durante l'arco della giornata, e mi è sempre piaciuto per questo motivo. Infatti ne ho ricomprati tantissimi nel corso degli anni, è un prodotto che ho amato. Non so se succede anche a voi, a me capita spesso quando ho la pelle particolarmente secca di uscire di casa, magari sto bene, poi arrivare alla sera o a metà giornata che mi vedo proprio il contorno occhi secchissimissimissimo, che si è seccato ulteriormente. Con questo non mi succedeva, cioè con questo, con il Fake Up, quindi sono curiosissima di provare anche questo. Poi abbiamo questo, il Brightening Concealer, è un correttore ad alta coprenza, questi sono curiosissima di provarli tutti, ovviamente tutti rigorosamente rosa, molto carini, molto in stile Benefit ovviamente. Poi abbiamo... questo correttore dovrebbe essere ancora più forte, infatti è quello che avevo swatchato durante l'Instagram Stories, proprio perché volevo vedere la coprenza, l'avevo swatchato qui sul polso e copriva le venette benissimo. E un altro che mi incuriosisce tantissimo è l'Airbrush Concealer, questo proprio c'è. Sono stracuriosa, è sempre il solito packaging che richiama tutta la collezione. Avevo swatchato infatti anche questo ed aveva una texture particolarissima, nel senso che era... allora, di solito... i prodotti con altissima coprenza per le occhiaie sono proprio densi, corposi, non ve li so spiegare, duri. Questo invece ha una bella texture morbida, sembra anche molto idratante. Non lo so, lo devo sembrava quasi, non dico proprio una mousse, un po' meno di una mousse, insomma, non so come intenderci. Però devo provarlo ovviamente sulle occhiaie e vi farò sapere di questi correttori. Questi li metto nel cassettino delle cose da provare, perché bene sì ragazzi, ho un cassetto delle cose da provare, quindi quando mi arrivano quei prodotti che mi incuriosiscono particolarmente, come possono essere appunto dei correttori oppure mascara, ho deciso di metterli tutti in un cassettino delle cose da provare il prima possibile. Hanno mandato questa specie di post-it, time for a real life retouch. Che carini che sono, da bene, tutto sempre tutto quanto rosa. Poi sempre rosa abbiamo delle gomme da cancellare della stessa forma, ovviamente più piccole, però della stessa forma dei prodotti. Cioè, carissimo. Matite. E no, non è basta. E le graffettine a forma di cuore, rosa. Che carini.
quando arrivano i prodotti di Benefit con questa presentazione eccetera, cioè parte subito il sorriso. Voi sapete che il loro slogan è che il miglior cosmetico è il sorriso, ed è vero, io sono assolutamente d'accordo con questo, anche se pure il trucco insomma non è che sia proprio da sottovalutare, ecco. Comunque passiamo a Neve Cosmetics, che devo ancora aprire. Adesso sto cercando qualcosa con cui andare a tagliare, ma non so cosa, perché non so, sono preso le forbici, però dovrei averle, dovrei essere attrezzatissima, ragazzi. Vabbè ragazzi, la mia nuova postazione è fantastica, ho un taglierino nel cassetto della cancelleria e lo userò, è anche verde come il pacco. Non divaghiamo, Michela, non divaghiamo. Oh no, sono andata fuori strada. Leggevo che hanno fatto un restyling delle loro matite pastello. Io adoro le matite pastello, sia delle pastello per le labbra che quelle per gli occhi. Mi piacciono tantissimo perché sono delle matite morbide, scorrevoli, molto molto pigmentate, e mi sono sempre piaciute molto queste matite. Quindi gli hanno fatto appunto un restyling. Non so se sia cambiata anche la formulazione. Sì, nuova formula, addirittura più scrivente, sfumabile e duratura. Quindi non sono cambiate solo a livello estetico, ma a quanto pare è cambiata anche la formulazione. Vediamo un po', prendiamo ad esempio questa verde. Ah, mamma mia, wow, che bella. Ciao Cicina, belle, grazie Neve Cosmetics. Io spesso quelle per le labbra le utilizzo anche solo come rossetti, perché sono molto morbide e quindi riesco a tenerle tranquillamente come fossero dei rossetti, perché poi comunque sono belle scriventi, quindi essendo morbide e scriventi riesco a riempire tutte le labbra tranquillamente come se fosse un rossetto, e mi piace perché non sono lucide, certo non sono tinte, non transfer eccetera, però insomma hanno il loro perché, mi piacciono un sacco. Sono curiosa di provare questa nuova formulazione perché già comunque le precedenti mi piacevano tanto, se queste sono addirittura migliorate, ben venga. Quindi grazie anche a Neve Cosmetics. No vabbè, geniale, ma è carinissimo. Miss Baby Roll by Mega Volume, un nuovo mascara da provare, sono felice. E poi ragazzi, guardate la presentazione, cioè è carinissimo. Sopra c'è scritto alza il volume delle tue ciglia, perché appunto è un mascara volume. Io adoro, adoro le presentazioni così fantasiose dei prodotti, mi mettono di buon umore. Ah, interessante. Oddio, avrebbe voglia di applicarlo adesso, ma ho già il mio mascara sopra. Ho su due mascara in realtà, la mia combo preferita in assoluto di mascara, che è il Tinted Primer di Benefit insieme al Roller Lash sempre di Benefit insieme. Quei due, vabbè, il Tinted Primer è un primer ovviamente, il Roller Lash da solo è fantastico, con sotto il Tinted Primer è bellissimo. Cioè è fantastico, almeno mi piace da impazzire. Comunque questo è uno scovolino molto 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 particolare. Ringrazio quindi anche L'Oreal. Arriviamo poi a Deborah Milano, che mi ha mandato un sacco di prodotti utilissimi per questo periodo, perché sono tutti prodotti solari. Allora cominciamo subito della linea Dermolab. Abbiamo un latte solare spray con protezione 20, immagino che di ogni prodotto si possa scegliere poi la protezione ovviamente. Poi abbiamo latte solare attivatore di melanina con SPF 6, poi abbiamo una crema solare anti rughe protezione alta, quindi quelle per il viso, con SPF 30, anche se io per il viso sto utilizzando la protezione 50 perché devo proteggere le cicatrici e anche questi altri segnetti fatti con il laser per gli altri nei, ecco appunto, la 50 più, fantastica. Poi abbiamo la crema solare protezione alta, protezione 30, con latte solare protezione molto alta, 50 più. Per concludere abbiamo un latte idratante rigenerante dopo sole, carini, questi mi piacciono tantissimo, questi prodotti dopo sole, perché sono veramente molto rinfrescanti, dopo che si è stati al mare eccetera, danno una bellissima sensazione, cioè è diversa rispetto alla classica crema idratante, insomma questi danno proprio quel bel effetto rinfrescante, mi piacciono un sacco, quindi grazie mille Deborah Milano. Sto andando velocissima oggi, ah avevo questo pacco qui davanti, cioè stavo guardando giù, dico dove l'avevo messo? E qui abbiamo un nuovo pacco da parte di Mulac, già so di cosa si tratta perché ovviamente l'ho visto dalle mie colleghe. No vabbè, guardate che carina la scatolina, queste sono le nuove palette. La scatolina è deliziosa, assolutamente deliziosa, e dentro appunto abbiamo le due palette. Allora, questa è Daily Mood, molto bella. Che carina ragazzi, è bellissima questa palette.
Questi colori mi piacciono tantissimo con l'estate, immaginate un po' di abbronzatura, queste tonalità sono veramente molto belle. E poi abbiamo l'altra, troppo carina anche questa, guardate, no, che belli questi colori. Che bella! C'è questo viola blu che è meraviglioso. Curiosissima di provare questi ombretti e vi farò sapere, quindi grazie mille anche a Moolak Cosmetics. Passiamo poi a Mesauda e qui dentro ci sono un sacco di rossetti, ragazze, tantissimi tantissimi rossetti. Cioè, vediamone uno. Questi sono i Vibrant Lipstick, quindi proprio il rossetto classico rossetto. Ok, quindi dovrebbero avere una texture molto molto confortevole, colori belli appunto vibranti. E pensavo, se trovo un nude lo metto subito, perché ho le labbra un tantino screpolate, questo è il mio periodo tinta labbra, e ovviamente con le labbra screpolate, rossetti, tinta labbra, anche no. Oh, quanti bei colori. Alla fine ho messo cappuccino, giusto? Sì, cappuccino, il 501, che è bellissimo. Sembra quasi di avere sulle labbra un burro di cacao, perché li sento veramente molto 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 idratanti, e sono riuscita ad applicarlo nonostante le mie labbra screpolatissime. Fantastico. Quindi grazie mille anche a Mesauda. E per finire torniamo a L'Oreal. Mi hanno mandato, questa pesa tantissimo ragazzi, questa cuvette che contiene tutti i prodotti super super idratanti. Allora, all'interno troviamo una candela profumata, immagino. Buona, molto fresca come fragranza, e i prodotti appunto. Allora ragazzi, mi incuriosisce tantissimo il fatto che appunto non siano creme ma siano idratanti liquidi. Ho notato poi questi cartoncini che ci sono dei patch per fare dei test, per mettere a confronto il mio idratante con questi nuovi idratanti, cioè dovrei applicare su una guancia il mio idratante, sull'altra guancia uno di questi, e fare il test con i due tamponcini. E poi posso fare anche il test per il mio tipo di pelle, e sono curiosa. Io ora ho i trucchi, in realtà ho 3000 prodotti, però visto che ho altri cartoncini, questo ce lo sfruttiamo così. Allora, premi la seconda strip sulla fronte per identificare il tuo tipo di pelle, però non sta arrivando a contatto con la pelle, lo dovrei provare su pelle struccata. Vabbè, stiamo a guardare il capello. E beh, il secondo, idratazione 72 ore, pelle radiosa, pelle da normale a secca. È la mia, hanno ragione ragazzi, cioè giuro. L'idratante liquido, idratazione profonda 72 ore, pelle fresca, radiosa, elastica, ci piace. Praticamente hanno l'acqua d'aloe e l'acido ialuronico all'interno. Ah, vedete, sì, sono diverse tipologie, perché c'è quello da normale a miste. Abbiamo idratazione profonda, pelle fresca, radiosa, uniforme, mentre pelli secche e sensibili, idratazione profonda sempre 72 ore, pelle fresca, radiosa e lenita. Niente, con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video unboxing, io li adoro, ormai lo sapete, sono anni che li porto avanti perché mi piacciono da impazzire. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!